bentornati alla nuova edizione del TG Straordinario sulle buone notizie. Come tutti sappiamo, stiamo attraversando un momento particolare, impegnativo e sfidante. Ma come sempre accade, oltre alle brutte notizie, ci sono anche delle belle notizie che stanno accadendo intorno a noi. Alleniamo il nostro cervello a ricercare anche le belle notizie. La notizia di oggi: un uomo è tornato a vedere grazie a una cornea artificiale completamente sintetica. Il primo impianto di cornea artificiale ha ridato la vista a un uomo di 78 anni. L'uomo aveva perso completamente la vista dell'occhio destro 10 anni fa e il sinistro era compromesso. Grazie alle recenti approvazioni mediche israeliane ottenute dalla società Corneat per poter procedere ai primi impianti, l'uomo ha potuto ricevere la sua nuova cornea artificiale e tornare a vedere bene dall'occhio destro. Jamal Furani aveva sostenuto ben 4 operazioni nella speranza di riottenere la vista, ma le aspettative erano diminuite col crescere degli interventi, perché ad ogni intervento l'occhio era esposto a nuove infezioni. Questo è un argomento che mi tocca da vicino perché anch'io ho subito dei trapianti di cornea e devo dire che ho recuperato abbastanza bene nell'occhio sinistro e sto recuperando nell'occhio destro. Quindi è una notizia che do molto volentieri nella speranza che molte persone possano trovare giovamento in questa notizia. Impariamo a cercare quello che c'è di buono nel mondo. Lo scopo del TG straordinario è proprio quello di farti notare che oltre alle brutte notizie ci sono anche delle belle notizie che stanno accadendo intorno a noi. Io cercherò per quanto mi è possibile di darti solo e esclusivamente belle notizie, perché per tutte le altre notizie ci sono tantissime TG. Quindi ora non mi resta altro che salutarti e darti appuntamento alla prossima edizione del TG straordinario. Solo buone notizie!